Benvenuti cari amici sulle ali della poesia. Ormai questo corso di scrittura creativa poetica ci sta appassionando ad entrambi, a me e a voi. Bene, sono contenta e mi auguro che possa dare dei frutti. Eravamo rimasti, se vi ricordate, alla pagina delle strofe. Vi ho spiegato che cos'è una strofa, un insieme di versi uniti tra loro anche a livello grafico, che poi i versi possono essere 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si dividono a seconda poi se presentano un distico, una terzina, una quartina, una pentastica, una sestina, un epistatico, un ottavo, un novenario, eccetera, eccetera. Questo è un sontino breve breve, ma potrete riprendere sempre la pagina per poter leggere e memorizzare bene. Poi abbiamo visto la rima, l'uguaglianza di lettere, suoni e parole che crea legame tra i versi, e poi ancora abbiamo gli schemi metrici che vi presento oggi, che riguardano appunto la rima. La rima abbiamo detto che può essere continua, A, baciata, A, B, B, alternata, A, B, A, B, incrociata, B, B, A, incatenata, A, B, A, B, C, B, C, D, C, D e D, replicata, ABC, ABC, versi sciolti, versi non legati da rima o hanno rime che non seguono uno schema prestabilito. Insomma, io vado veloce perché sapete, io un pochettino sono pratica, diciamo così, oltre che avere una teoria tutta mia, consolidata nel tempo, dico tutta mia perché ho studiato un po' di metrica, ma poi sapete bene che ogni poeta, ogni, tra virgolette, artista, diciamo così, fa sempre qualcosa di suo, crea qualcosa di unico, di raro. Ecco perché poi ogni talento è un talento a sé e va conosciuto, studiato, apprezzato per quello che è. Quindi ecco perché insisto sul crearvi una sorta di vademecum per chi veramente è interessato a fare, a costruire, a realizzare, a scrivere poesia. Puoi scrivere la parola più giusta. Quindi la rima, avete visto che cos'è? Che può essere continua, baciata, alternata, incrociata, incatenata, replicata e versi sciolti. Quindi la poesia si può scrivere in tanti modi, però la cosa più importante è che comprende dei versi, i versi poi formano delle strofe, oltre alle strofe sappiamo che i versi hanno delle rime, ma potrebbe essere che la poesia venga scritta in forma libera, in versi liberi, versi non legati da rime, ma che hanno sicuramente qualcosa di significativo. Quindi la poesia è un mare magno.